Ciao ragazzi e bentornati. Oggi mi voglio preoccupare di un attimo andare a spiegare, magari a chi non lo sapesse, come mai, ok, chi sta tanto seduto può avere dei problemi di bassa schiena o comunque si sente tanta tensione a livello della bassa schiena. Mi è venuta in mente questa cosa qua, fatalità, parlandone con un cliente che lui fa rappresentante, quindi gira di qua, gira su, gira giù, è sempre seduto. Quindi, prima di parlare di questo concetto, ricordatevi di iscrivervi al mio canale su YouTube, visitate il mio sito www.alessandromente.it dove potete trovare tantissime cose che riguardano questo argomento. Quindi, oggi parliamo sostanzialmente del ruolo del flessore dell'anca, ok? Quando parliamo di flessore dell'anca, io faccio riferimento in primis, anche se non sono gli unici, allo psoas e all'iliaco. Questi muscoli sono utilizzati tantissimo quando noi, per esempio, corriamo, quando camminiamo e via dicendo. Quando questi muscoli hanno una ridotta elasticità, succede che sostanzialmente nella stazione retta mi porta nel bacino in antiversione e si tende ad avere un accorciamento di quelli che sono gli spazi articolari a livello della bassa schiena. Quindi i muscoli vengono mantenuti veramente sempre in accorciamento e si tende a percepire questa tensione sulla bassa schiena. Quando una persona guida e sta seduta per tanto tempo, quello che succede è che è sempre presente una flessione dell'anca. Quindi succede che l'origine e l'inserzione dei flessori dell'anca che vi ho appena citato, quindi l'iliaco e lo psoas, tendono a rimanere vicine. Quindi quello che accade è che sostanzialmente mantenendo in una posizione di accorciamento, anche se non lo stiamo usando, questi muscoli tenderanno a rimanere accorciati. Quindi quando dopo noi ci mettiamo nella posizione eretta, quello che andiamo a subire sotto l'effetto della forza di gravità che ci tira verso basso, è che sostanzialmente c'è un cambio di quello che è l'orientamento del bacino e tendiamo a rimanere in antiversione. Di conseguenza tendiamo a subire questa compressione a livello della bassa schiena e tendiamo a subire fastidio. Quindi il mio consiglio è, se passate tante ore al volante, dovete fare allungamento per i flessori dell'anca. Ricordatevi sempre che per togliere un po' di stress dalla bassa schiena, dovete eseguire gli esercizi per i flessori dell'anca sempre con la retroversione del bacino. Detto questo, spero di essere stato utile magari a tutte quelle persone che passano tante ore al volante e se ti è piaciuto questo video, condividilo.